Volete imparare a fotografare in studio, gestire le luci e impostare la fotocamera? Questo è il corso che fa per voi. Ciao a tutti e bentornati. Come vi avevo promesso, ecco il corso di ritratto che vi chiarirà molti aspetti della fotografia. Prima di tutto chiariamo subito che sarà un corso adatto a tutti, quindi a chi comincia o a chi già sa fotografare. Cercherò di essere il più riassuntivo possibile andando a sviluppare comunque tutti gli aspetti di questo genere fotografico. Stiamo parlando infatti di andare a fotografare le persone e quindi di andare a esaltare tutte le sfaccettature del singolo soggetto. È infatti molto importante porre delle basi ben solide, delle fondamenta che ci permetteranno poi di avere il giusto scatto. Ogni persona infatti ha il suo profilo migliore, la sua luce migliore, che dobbiamo assolutamente trovare andando oltre a quello che è uno schema luci generico da usare sempre. Quello che vi voglio dire è che dobbiamo in tutti i modi saper gestire la situazione e studiare caso per caso. La base di tutti i generi fotografici è capire come gestire la luce. Quindi dobbiamo farle fare quello che diciamo noi. Per ottenere questo risultato, ovviamente dobbiamo anche comunicare con la nostra fotocamera e gestire il tipo di luce, il quantitativo di luce in base a ISO, tempo e diaframma che deve entrare nell'obiettivo e imprimersi nel sensore. Durante tutto il corso svilupperemo tantissimi tipi di concetti, quindi andremo ad analizzare ad esempio la luce e come è composta, ma anche i modificatori di luce, gli obiettivi, eccetera. In questa prima lezione, dunque, andremo prima di tutto ad analizzare la luce e a capire com'è composta, ancor prima di capire i settaggi per poterla catturare. La luce, infatti, può essere scomposta in tre categorie ben distinte. Partiamo subito dalla direzione, ovvero quella caratteristica che a prima vista potrebbe essere la più facile da comprendere, ma è anche molto importante saper gestire. Per direzione, ovviamente, si intende la posizione della luce rispetto al soggetto, che potremmo riassumere in luce frontale, luce laterale con tutte le sue angolazioni e luce posteriore. Ci aiuteremo con degli schemi luce e con delle foto di esempio che ho fatto con la bellissima Nicole. Ma andiamo subito a vedere le immagini e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. In questo primo schema luci possiamo notare subito come la luce sia posta a 45 gradi rispetto al soggetto, creando uno schema luci classico a una sola luce. Andiamo a vedere l'esempio. Vedete come la luce arriva da destra e crea una proiezione d'ombra, ad esempio sul naso, ma anche sullo sfondo. Quindi vi dico da subito una cosa che poi ritroveremo un po' in tutte le lezioni. È molto importante saper vedere dove viene proiettata l'ombra per capire la provenienza della luce. Lo schema luci successivo presenta una luce frontale. Noterete che è molto diverso rispetto alla precedente, perché in questo caso le proiezioni d'ombra tendono a diminuire, ma il risultato sarà molto piatto. Andiamo a vedere l'immagine. Ora ho spostato leggermente la luce a destra, di circa 5 gradi, per farvi capire quanto l'ombra sia stata spostata rispetto all'esempio precedente. Vi faccio notare come la profondità del viso è andata a diminuire, schiacciando un pochettino e andando a rendere la foto molto meno tridimensionale. Successivamente ho ripreso un'angolazione laterale obliqua, ma questa volta a 75 gradi, quindi non più a 45 come nel primo esempio. La foto sarà molto simile, ma noterete da subito che la proiezione d'ombra è molto più marcata. Faccio riferimento sempre al naso, vedete che l'ombra arriva quasi sull'occhio, mentre la proiezione dell'ombra sullo sfondo tende a uscire fuori campo. In questo caso abbiamo ripreso molto la tridimensionalità e la profondità dell'immagine, ma ad esempio potrebbe essere molto utile chiedere alla modella di girarsi leggermente verso la luce, ma queste sono cose che vedremo più avanti, adesso rimaniamo su un tipo di scatto standard. In questo caso invece ho messo la luce perfettamente laterale. Se ne deduce che il viso di Nicole sarà perfettamente spezzato a metà, ovvero la parte a destra totalmente illuminata e la parte a sinistra molto in ombra. Andiamo a vedere. E vedete come il risultato è molto più duro, molto più illuminato dalla parte della luce. C'è addirittura una forte proiezione d'ombra dei capelli sullo zigomo di Nicole, mentre sulla parte sinistra l'ombra tende a nascondere moltissimo.
Spostando ancora il flash, sono andato su una luce posteriore ma a 45 gradi. In questo caso sono andato a illuminare una zona molto precisa del profilo della modella. Andiamo a vedere. E il viso è quasi completamente assente, fatta eccezione per la punta del naso. La parte illuminata è proprio quella laterale, vedete che anche il braccio a sinistra è in ombra. E questo schema luci potrebbe essere utilizzato ad esempio come luce di riempimento. Quindi si prevede l'inclusione di un altro flash proveniente da sinistra che vada a illuminare la zona in ombra. Infine la luce posteriore metterà totalmente in ombra il soggetto, dandoci un bagliore sulle parti laterali, restituendoci una vera e propria sagoma scura. Poi dipende molto dal quantitativo di luce che fate entrare nella fotocamera. Vedete come Nicole è quasi completamente assente. Io ho lasciato entrare giusto un pochettino di luce in più, giusto per farvi capire in che posizione si trovava. Quindi la posizione della luce è molto importante per poter mettere in evidenza le varie caratteristiche del soggetto. Avete anche notato che ci sono delle posizioni che hanno penalizzato il viso della bellissima Nicole. E avrete anche notato che ho parlato di luce posteriore e luce frontale, riferendomi esclusivamente al soggetto. La luce frontale non è quella che viene verso la fotocamera, ma è quella che va verso il soggetto. Analogamente, la luce posteriore sarà quella che starà dietro la modella e non dietro di noi. È molto importante fare questa distinzione anche per potersi interfacciare, ad esempio, con quello che potrebbe essere un vostro assistente. Ma andiamo adesso a parlare del secondo aspetto molto importante che riguarda la luce, ovvero la sua forma. Per forma si intende, in poche parole, quanto è concentrata la luce sul soggetto o quanto è diffusa. Andiamo a vedere subito due schemi luce dove il flash è posizionato esattamente nello stesso punto, ma cambia il modificatore di luce. Con la forma della luce, infatti, parliamo di modificatore di luce, appunto, quindi tutto quello che montiamo davanti al flash. Nei prossimi video approfondiremo molto su questo tema, ma adesso vi basterà sapere che si parla di una luce diretta, quindi senza nessun pannello davanti, e una luce con softbox, quindi con un pannello davanti che tenderà a diffondere appunto la luce. Nel primo schema luce vediamo che sto utilizzando una parabola e l'illuminazione è molto concentrata sul soggetto. Andiamo a vedere l'esempio e riprendiamo il discorso di prima, dove c'è una proiezione di luce molto marcata sulla sinistra, si vede bene l'ombra del naso e l'ombra proiettata sullo sfondo, che noterete è molto precisa e molto ben delineata. Si tratta di una luce molto dura, a volte anche un po' difficile da gestire, ma che può dare comunque grandi risultati. Successivamente ho inserito un softbox al posto della parabola, con dei pannelli diffusori, e vi faccio notare come il fascio di luce è molto più largo e molto più morbido. Questo mi darà la possibilità di avere una luce un po' più naturale e un po' più simile a quello che è il modo di vedere dei nostri occhi. L'esempio parla molto chiaro. Porto l'attenzione di nuovo sulle proiezioni di ombra, che in questo caso sono molto più morbide e sono anche molto più gradevoli, così come la luce stessa. Vi anticipo che diffondere la luce non restituirà la stessa forza di illuminazione, quindi sarà necessario settare la fotocamera in maniera leggermente diversa. Quindi la differenza tra luce puntiforme e luce diffusa è veramente fondamentale. Non mi dilungo molto sul concetto perché, vi ripeto, ci saranno dei video dedicati a questo. Vi basterà sapere che scegliere tra questi due tipi di illuminazione cambia veramente molto il risultato finale. E parlando proprio di quello che è il nostro progetto e di come deve uscire, quindi come deve essere visto alla fine, dobbiamo anche includere nel nostro discorso il colore della luce. Questo aspetto spesso e volentieri passa in secondo piano perché molti fotografi settano semplicemente il bilanciamento del bianco su automatico. Ma io ci tengo molto ad approfondire sul bilanciamento del bianco perché ci sono delle cose che secondo me vanno prese in considerazione. Ho creato questo piccolo schema che riassume in maniera molto chiara cosa succede alla temperatura della luce in base al tipo di illuminazione. Tanto per cominciare vi dico che si parla di gradi Kelvin. Con un numero molto alto si parla di temperature fredde e viceversa con un numero basso di temperature calde. Un altro aspetto che non è subito chiaro ai miei allievi, che analizzano per la prima volta il bilanciamento del bianco,
è il capire dove si trova l'illuminazione, ad esempio, della luce diurna, quindi del sole, e quella della luce artificiale, come ad esempio le lampadine a filamento o incandescenti in generale. La temperatura a colore della luce artificiale, infatti, è molto più calda rispetto a quella diurna. Molte persone, pensando al sole, credono che il calore che emana coincide anche con una temperatura a colore molto calda. In realtà non è così, è molto più fredda rispetto, ad esempio, alla luce di una lampadina o di una candela. Analogamente anche un cielo coperto restituisce una luce molto più fredda. Discorso a parte invece per le lampadine compatte, fluorescenti, neon, eccetera. Quelle hanno un tipo di temperatura e colore controllate che noi andiamo a scegliere nel momento dell'acquisto. Quindi possono svariare da un'illuminazione molto calda a una molto fredda in base all'esigenza. Molto importante è capire dove si attesta la temperatura colore del flash. Normalmente è intorno ai 5600 gradi Kelvin, quindi molto simile a quella della luce diurna. Di conseguenza è utile anche per andare a fotografare all'esterno. Ma andiamo a vedere adesso due esempi di foto, la prima scattata con una temperatura colore giusta, quindi settata su flash, e la seconda volutamente sbagliata, impostata su luce artificiale. Notiamo da subito come l'incarnato della nostra Nicole è perfetto. Anche lo sfondo è perfettamente grigio e la foto in questo caso è tecnicamente giusta. Sulla seconda invece ho fatto lo stesso identico scatto con la stessa identica luce, ma impostando volutamente la luce incandescente. Vi faccio notare che il risultato è venuto molto freddo. Questo perché, avendo detto alla fotocamera che la luce è incandescente, quindi molto calda, automaticamente ha cercato di raffreddarla, quando in realtà era già molto fredda di suo. Vi ricordo che la luce del flash è simile a quella diurna, quindi fredda. Il risultato è una foto blu. È tecnicamente sbagliata, ma questo ci introduce anche a un altro modo di scattare. Sì, perché tante volte è molto interessante giocare sullo sbilanciamento del bianco per avere effetti colorati di vario tipo. È ovvio che si tratta di un genere fotografico un pochettino più avanzato e analizzeremo anche questo sui prossimi video. Ma ritornando sul discorso principale, è molto importante quindi sapere come direzionare la luce, quanto diffonderla e che colore darle. Questo pone delle basi fondamentali per tutti i nostri generi fotografici, non solo quello del ritratto. Sui prossimi video vedremo come catturare il giusto quantitativo di luce in base al flash e alla potenza di luce stessa che setteremo. Per ora vi consiglio di cominciare a fare moltissime prove e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!